Bentornati, possiamo partire quindi con la terza lezione del professor Giorgi, effetti del riscaldamento globale sul ciclo idrologico terrestre. E passo subito la parola a Filippo. Vabbè, io procedo. Allora, in questa terza lezione parlerò degli effetti del riscaldamento globale sul ciclo dell'acqua. Perché? Perché uno dei problemi principali legati al riscaldamento globale è proprio come questo influenza il ciclo dell'acqua, perché diciamo, modificando il bilancio energetico terrestre, il potenziale è anche quello di modificare il ciclo idrologico. Prima di parlare nello specifico di questo, volevo dire due parole sull'acqua, sull'importanza ovviamente dell'acqua per la nostra società. Come sapete, sul nostro pianeta c'è tantissima acqua, la maggior parte del pianeta è coperta da acqua. Però in realtà la grandissima parte di quest'acqua è acqua salata, quindi non usufruibile, solo circa il 2,5% dell'acqua sulla Terra è acqua dolce e solo meno dell'1% è fruibile, che tanta di questa acqua, non so, è nei ghiacci dell'Antartide e quindi non è usufruibile o è in alcune falde acquifere a cui non abbiamo accesso. Quindi in realtà, nonostante in generale ci sia tantissima acqua sul pianeta, quella che noi possiamo usare è veramente molto poca. In realtà, diciamo, l'acqua è un bene relativamente scarso sul nostro pianeta. Dove è immagazzinata l'acqua dolce, l'acqua appunto usufruibile? La maggior parte di quest'acqua è immagazzinata nei ghiacciai, circa il 65%, e qui vedete già qui l'importanza del riscaldamento globale, perché se il riscaldamento globale diminuisce la massa dei ghiacciai, cosa che sta avvenendo già, ripeto, abbastanza velocemente, questo significa che diminuisce anche la capacità del maggiore serbatoio d'acqua che oggi abbiamo sul pianeta. Pensiamo ai ghiacciai dell'Himalaya, questi vengono chiamati le water towers del mondo, cioè le torri d'acqua del mondo, e ci sono miliardi di persone che dipendono dall'acqua di queste torri, e anche questi ghiacciai sono in fase di diminuzione. E quindi vi rendete conto dell'importanza, già da questo, dell'importanza del riscaldamento globale sull'acqua del pianeta. Qui vedete come è distribuita, 34% falde acquifere, laghi, acqua nel suolo e così via. Quindi, oggi, questi sono dati della FAO, diciamo, vanno presi così come numeri con una certa incertezza, ma insomma oggi circa il 50% dell'acqua fruibile viene utilizzato, si prevede entro il 2025 il 70% e entro il 2050 circa il 90%. Quindi vi rendete conto che già ci stiamo avvicinando abbastanza ai limiti di quella che è la possibilità di avere sufficiente acqua disponibile. Infatti, tantissime persone non hanno accesso, a sufficiente acqua potabile. Per esempio, pensate al continente africano, alcune parti del continente sudamericano, sud-est asiatico e così via. Perché cosa viene utilizzata soprattutto l'acqua? L'utilizzo principale è per l'agricoltura. Vedete da qui circa direi il 70% dell'acqua viene utilizzato per scopi agricoli. Perché? Perché acqua vuol dire cibo. E questa è una slide, sono sempre i dati della FAO,
quando li ho visti, insomma, sono rimasto abbastanza impressionato, perché in questi dati vedete quanta acqua, una stima di quanta acqua bisogna usare per ottenere un chilo di un prodotto che noi mangiamo. E per esempio già vedete qui che per produrre un chilo di manzo occorrono 13.000 litri d'acqua, che insomma è abbastanza impressionante, no? Perché l'acqua deve essere usata per il mangime, per le mucche e così via. Quindi riandiamo a quel discorso che facevamo sulla riduzione degli sprechi alimentari, quando magari lì non mangiate metà della fettina che è sul vostro piatto, buttate via diverse migliaia di litri d'acqua. E vi rendete conto anche che non solo dal punto di vista energetico o delle emissioni di metano, ma anche dal punto di vista della disponibilità dell'acqua, avere una dieta più, fra virgolette, mediterranea, vedete verdura, agrumi, così via, l'utilizzo di acqua è molto minore, e aiuterebbe non solo la salute, diciamo così, ma anche il pianeta per quanto riguarda sia i cambiamenti climatici che la disponibilità di acqua. Allora, questo è il ciclo idrologico terrestre. Immagino che molti di voi lo abbiano già studiato a scuola, comunque vi faccio un piccolo riassunto, mettendo magari in evidenza alcuni aspetti che non sono molto conosciuti. Allora, il motore del ciclo idrologico terrestre è l'energia del Sole. L'energia del Sole, come dicevo, l'atmosfera è abbastanza trasparente, come oggi a Trieste, a meno che ci siano nubi, ma insomma questa energia penetra nell'atmosfera, raggiunge la superficie e riscalda la superficie, in particolare riscalda gli oceani, anche i continenti, ma anche gli oceani. Gli oceani, l'evaporazione dagli oceani è la maggiore sorgente di acqua. Se andiamo a vedere i numeri, vedete che l'evaporazione degli oceani ha 413 di queste unità, 10 alla terza chilometri cubi per anno. Comunque, guardiamo solo i numeri, dai continenti è solo 113, quindi diciamo che all'incirca l'80% dell'evaporazione a livello globale avviene dagli oceani. L'acqua evaporata arriva in atmosfera e ovviamente si muove, viene trasportata dai venti, eventualmente il vapore d'acqua diventa goccioline di nubi ed eventualmente diventa pioggia e quindi torna sulla superficie. Allora, la maggior parte dell'acqua evaporata dagli oceani torna direttamente sugli oceani sotto forma di precipitazione. Quindi di questo 413 perso, 373 unità ritornano direttamente come precipitazione. È un po' di meno, significa che il resto viene trasportato sui continenti, quindi piove sui continenti o nevica, quindi si accumula neve che poi si scioglie, e questa eventualmente tramite le reti fluviali o infiltra nel suolo e poi eventualmente finisce nei fiumi, torna nell'oceano e si chiude tutto il ciclo idrologico. Va bene? Se sommate tutti questi numeri vedrete che si arriva a zero, cioè c'è un bilancio fra l'evaporazione e la precipitazione. Allora, a questo riguardo volevo dire due cose. E voi vi chiederete, ma l'acqua che evapora, quanto tempo ci mette a ritornare in superficie sotto forma di pioggia? Cioè, qual è il tempo di vita medio dell'acqua? In generale, questo tempo di vita medio è stato stimato di essere dai 7 ai 10 giorni. Che vuol dire? Vuol dire che in media una molecola di vapor d'acqua che viene evaporata dal suolo o dall'oceano, dopo 7-10 giorni torna giù. Questo che cosa vuol dire alla fine? Che se si parla di scale climatiche, quello che c'è un equilibrio fra l'evaporazione e la precipitazione.
Quindi se l'evaporazione aumenta, ci aspettiamo che a livello globale anche la precipitazione aumenti. Se l'evaporazione a livello globale diminuisce, ci aspettiamo che anche la precipitazione diminuisca. Prima cosa. Seconda cosa, i due processi di evaporazione e precipitazione, nonostante siano in equilibrio, sono processi molto, molto diversi fra di loro. L'evaporazione in generale è un processo lento che avviene sempre. L'oceano sempre evapora, può evaporare in alcune situazioni di più, in altre di meno, ma c'è sempre evaporazione. Va bene? Anche dai continenti c'è sempre evaporazione, a meno che siete nel deserto, non c'è proprio acqua da evaporare. Quindi è un processo lento e continuo, in media 2,8 mm al giorno. Invece la precipitazione è un processo completamente diverso, è un processo molto intermittente, molto locale, può piovere a Trieste e non piovere a Monfalcone, 20 km da qui, ma può piovere a casa mia e piuttosto non piovere in centro città, e piove in maniera molto intermittente, cioè è diciamo un processo fra virgolette catastrofico, nel senso che mette insieme tanti processi e boom, all'improvviso piove. In media, piove a livello globale circa il 25% dei giorni dell'anno, ma siccome non piove per tutto il giorno, ma piove solo spesso, in alcuni casi sì, ma spesso piove solamente, che ne so, d'estate, solo il pomeriggio e così via, in media piove solo dal 5 al 10% del tempo. Quindi sono due processi molto, molto diversi. Questo è importante perché? Perché magari l'effetto dei cambiamenti climatici si può vedere non tanto nella pioggia, parlare di pioggia media, piove, non so, 5 mm all'anno, in realtà è una cosa molto, come dire, in un certo senso ambigua, perché piove, è vero che piove 5 mm all'anno, ma questi 5 mm magari vengono in pochi eventi piovosi. Quindi quello che è importante non è tanto quel numero medio, ma è sono le statistiche di questi eventi piovosi. Detto questo, che cosa vi aspettate se io vi facessi la domanda in una situazione di riscaldamento globale? Vi aspettate che a livello globale piova di più o di meno? Sono sicuro che la maggior parte di voi dirà che piove di più. Perché? Perché se voi riscaldate l'acqua, tende ad evaporare di più. Se gli oceani si riscaldano, tendono ad evaporare di più, e come abbiamo detto, su scale climatiche c'è un equilibrio, quindi quello che entra in atmosfera deve riuscire, perché il tempo di vita è molto breve, e quindi ci aspettiamo che a livello globale la precipitazione aumenti. E infatti tutti i modelli ci dicono questo. Quello che vedete qui, tutte queste curve che vedete 1990 fino al 2100, sono praticamente 4, 9 modelli, uno scenario a due che è simile a quello scenario business as usual. Vedete, questa ci dice il cambiamento di precipitazione rispetto al valore di partenza. Vedete, ci sono tante oscillazioni, ma vedete che tutti i modelli ci dicono che la precipitazione a livello globale dovrebbe aumentare, proprio perché aumenta l'evaporazione. L'altra cosa che vedete è che c'è una grossa forchetta fra i modelli che ci dicono che pioverà molto di meno, pioverà di più, ma non tanto, qui è in percentuale, quindi non so, 1-2%, e modelli che ci dicono invece che si arriva al 9%. Perché vi faccio vedere questa slide? Intanto per dire appunto che ci aspettiamo che a livello globale piova di più, ma anche perché in realtà il ciclo idrologico è la cosa più difficile da rappresentare nei modelli climatici, perché dipende da tanti fattori, la formazione delle nubi, la convezione, la turbolenza, dipende da tanti fattori difficili da rappresentare nei modelli climatici. E quindi c'è un grosso ventaglio di possibilità, una grossa incertezza sulle stime che ci vengono dai modelli. Quindi tutte le cose che vi dirò vanno prese nell'ambito del fatto che appunto c'è una certa incertezza
anche abbastanza marcata su come questo fenomeno viene rappresentato nei modelli. Però, anche se a livello globale ci aspettiamo più pioggia, come avete visto, quando si va a vedere su diverse regioni, questo non è più il caso. In alcune zone pioverà di più, in altre zone o pioverà di più. Ci aspettiamo che piova di più, in altre zone ci aspettiamo che piova di meno. Vi ho già fatto vedere un grafico, questo ve ne faccio vedere un altro che viene dall'ultimo rapporto del 2013. Quello che vedete qui è il cambiamento, diciamo, di precipitazione fra la fine del XXI secolo e la fine del XX secolo, dove il colore blu rappresenta un aumento di precipitazione, il colore giallo-marrone una diminuzione di precipitazione. Questo è lo scenario di Parigi, quello che abbiamo chiamato lo scenario di Parigi. Questo è lo scenario che abbiamo chiamato business as usual. Quindi vedete qui la risposta è molto più marcata che non questa qui. Allora, perché non è tutto blu qui, ma ci sono anche delle zone gialle e marroni? Perché, come vi spiegavo, uno degli effetti del riscaldamento globale è anche quello di modificare i venti e le circolazioni di larga scala. In particolare, vi dicevo che uno di questi effetti è quello di spostare verso i poli la direzione delle perturbazioni, e quindi vedete che nelle zone ad alte latitudini, la zona artica, si vede sia del polo nord che del polo sud antartico, vedete una prevalenza di colore blu, verde e blu, che significa un prevalente aumento di precipitazioni. Invece nelle zone subtropicali, che sono queste, diciamo, fra qualche grado e 30 gradi, sia nell'emisfero nord che nell'emisfero sud, vedete che c'è una diminuzione di precipitazioni. Fra queste abbiamo già parlato di quello che sta succedendo incidentalmente nel Mediterraneo. Nella zona equatoriale vedete che è una zona molto blu, quindi un grosso aumento di precipitazioni proprio all'equatore, perché in equatore c'è quella che noi chiamiamo una zona di confluenza dei venti, quindi si formano delle forti correnti ascensionali che tendono a produrre piogge molto intense. E vedete soprattutto sugli oceani, aumentando l'evaporazione in quelle zone dove c'è questa pioggia molto intensa, c'è anche una maggiore precipitazione. Quindi questa è la prima differenza fra globale e regionale. Nel caso la temperatura si riscalda dappertutto, alcune zone di più, altre di meno. Nel caso della precipitazione ci sono alcune zone dove pioverà di più e alcune zone dove pioverà di meno. L'aspetto interessante di questa cosa è che questa distribuzione geografica del cambiamento di precipitazione viene spesso chiamata the rich get richer and the poor get poorer. Che significa? Significa che le zone dove già oggi piove molto, zone molto umide, come il centro Europa, il nord Europa, il nord degli Stati Uniti e così via, riceveranno ancora più pioggia. Mentre le zone che sono relativamente più secche, come il Mediterraneo, come il Centro America, come queste zone del Sudafrica e così via, l'eccezione è la foresta amazzonica, riceveranno meno pioggia. Questo vuol dire, questa non è una buona notizia, perché vuol dire che già le disparità in termini di disponibilità di acqua che ci sono oggi sul pianeta dovrebbero diventare ancora maggiore, e quindi già adesso tanti problemi geopolitici sono dovuti alla disponibilità di acqua, questi potrebbero ulteriormente peggiorare. Questo è quello che riguarda la pioggia media, però come abbiamo visto non piove quasi mai, piove solo dal 5 al 10% del tempo. Quindi la cosa ancora più importante non è che cosa fa la pioggia media, ma è che cosa fa la caratteristica della pioggia. Allora, uno dei fenomeni legati al riscaldamento globale, fenomeno che in vari papers è stato dimostrato sta già accadendo in tante parti del mondo, è
e sicuramente in futuro ci aspettiamo accada sempre di più, è la cosiddetta intensificazione del ciclo idrologico. C'è un paper del 2011 in cui io e alcuni collaboratori abbiamo proprio, diciamo così, trovato un indicatore di questa, proposto, non trovato, ma proposto un identificatore di questo, di questa intensificazione del ciclo idrologico. Che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente questo, in soldoni: un'atmosfera più calda contiene più energia e allo stesso tempo può contenere più vapor d'acqua. Può contenere più vapor d'acqua per una legge che si chiama legge di Clausius-Clapeyron, che ci dice che la pressione di saturazione del vapor d'acqua cresce con la temperatura, quindi prima che una bolla d'aria può contenere più vapor d'acqua prima che questo condensi e diventa pioggia e venga rilasciato. Quindi se l'aria contiene più energia e più vapor d'acqua, quando piove tende a piovere più intensamente. Questo è abbastanza intuitivo. Ci sono tantissimi tanti studi che mostrano come l'intensità della pioggia è molto collegata, soprattutto negli eventi più estremi, è molto collegata all'equazione di Clausius-Clapeyron. Cioè più alta la temperatura, più è alta l'intensità della pioggia. Al tempo stesso, i modelli ci dicono, e la spiegazione teorica è un po' più complessa, quindi la lascio, se magari qualcuno è interessato mi può mandare un'email, perché ci vorrebbe troppo tempo a spiegarla, si allungano i tempi secchi, i periodi secchi, da un evento piovoso all'altro. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire, riassumendo tutto questo fenomeno, che l'intensificazione del ciclo idrologico può essere descritta come piove meno frequentemente, ma più intensamente, cioè diciamo non piove per periodi lunghi, ma poi quando piove tendono a venire giù quelle che vengono a volte impropriamente chiamate bombe d'acqua. Questo che cosa vuol dire alla fine? Vuol dire che il riscaldamento globale porta a un aumento sia del rischio di eventi di carattere alluvionale, sia del rischio di eventi di carattere siccitoso, che vengono resi ancora più gravi dall'aumento di ondate di calore. Questo è un fenomeno che sta accadendo abbastanza a livello, ripeto, su tante parti del mondo. Purtroppo le misure della quantificazione del ciclo idrologico sono non facili, perché la pioggia cambia molto da un punto all'altro. Ci sono tante indicazioni che questo sta accadendo e che il numero di eventi estremi è in aumento. Una è questa: questi sono dei dati da una compagnia di assicurazione chiamata la Munich Reinsurance Company. Ovviamente le compagnie di assicurazioni sono molto interessate al problema di eventi estremi di carattere meteoclimatico. Loro hanno una definizione di evento che loro chiamano catastrofale o catastrofico. Sono eventi che hanno causato miliardi di euro, milioni di centinaia di milioni di euro di danni, oppure dei decessi e così via. E vedete che il numero, dai dati di questa compagnia di assicurazione, il numero di eventi cosiddetti catastrofali di origine meteoclimatica, quindi tempeste tropicali, questi sono eventi piovosi, questi sono alluvioni, eventi piovosi molto intensi, alluvioni, ondate di calore e così via, sono aumentati, insomma, per riassumere, da valori attorno a 200 all'anno negli anni 80. Nel 2018 il valore era 800, penso che il 2019-2020 sarà addirittura più alto, perché abbiamo avuto tantissimi di questi eventi. Questo significa un aumento di un fattore 4 da 200 a 800 in 40 anni, un tempo di raddoppio di 20 anni, che diciamo su scale climatiche è molto rapido. Vedete soprattutto l'incremento nell'ultimo paio di decadi. Quindi questo è un altro dei fenomeni legati al riscaldamento globale che preoccupa abbastanza la comunità scientifica.
Questo è un esempio di un tipico anno estremo nel 2010, dove l'alternanza di fenomeni siccitosi e alluvionali, in quell'anno lì c'erano stati grandi incendi legati alle ondate di calore e alla siccità in Russia, ma al tempo stesso c'erano state enormi alluvioni in Pakistan e in Cina che hanno causato tantissimi danni. Anche in Italia questo fenomeno si sta presentando. Vi ricordo la tempesta Vaia dell'ottobre 2018, una tempesta che ha raso solo intere foreste sulle Alpi, che non si era mai vista prima, diciamo, a detta delle autorità locali, ma gli alluvioni di Genova, l'acqua alta di Venezia nel 2019, la tempesta Cleopatra in Sardegna nel 2013, in cui si sono registrate le più alte intensità di pioggia mai registrate sull'isola. Insomma, ormai questi fenomeni eccezionali stanno accadendo sempre di più. Lo farei un altro paio di slide e poi chiudo, per dirvi di quanto il rischio legato a questi fenomeni può aumentare. Come vi dicevo, noi abbiamo, diciamo, proposto un indice legato al rischio di eventi alluvionali ed eventi siccitosi, molto estremi. Parliamo in questo caso di eventi di precipitazione un gergo tecnico al di sopra del 99,9 percentile, quindi si tratta di eventi molto estremi. E qui vedete come cambia il rischio legato a questi eventi idroclimatici in un gruppo di modelli che abbiamo analizzato alla fine del XXI secolo rispetto ai valori attuali. L'unità potete leggerla come un aumento del percento, giallo fino a un aumento del 60%, arancione del 120%, 180%, 300% nero. Abbiamo usato, come dire, allarme giallo, allarme arancione, allarme rosso e così via. E vedete che in particolare l'Europa è una delle zone più a rischio, con un aumento fino al 300% del rischio legato ad eventi estremi, ma anche tante altre zone. Se poi pesiamo questa variabile, che è una variabile climatica, per il numero di persone che sono esposte a questo rischio, otteniamo questo. Quindi vedete che gran parte del mondo per la fine del secolo avrà un rischio molto, molto accentuato legato all'aumento degli eventi estremi, quando viene pesato per l'aumento della popolazione. E vedete, l'Europa e gli Stati Uniti sono in particolare fra i più vulnerabili. Quindi, riassumendo, e con questo chiudo, questa penso sia l'ultima slide, il riscaldamento globale, come dicevo, può avere dei grandissimi effetti sul ciclo dell'acqua. Prima di tutto sposterà zone che, diciamo, amplificherà le diversità fra le diverse zone sul contenuto, sull'accesso all'acqua potabile. Zone che oggi hanno un accesso limitato, sarà ancora più limitato, almeno questo ci dicono i modelli, sarà ancora più limitato e le altre zone ne avranno ancora di più. Però soprattutto cambierà le caratteristiche della precipitazione. Avremo in generale, almeno da quello che ci dicono i modelli, avremo eventi piovosi meno frequenti, quindi eventi secchi più lunghi, però quando si innesca il meccanismo della pioggia avremo eventi molto più intensi, e quindi aumentandosi sia sia il rischio alluvionale che il rischio di eventi siccitosi. Quindi in generale l'effetto del riscaldamento globale sul ciclo dell'acqua sarà un effetto negativo, perché anche nelle zone dove pioverà di più, pioverà di più perché saranno più eventi molto estremi, quindi non necessariamente acqua usufruibile. Io personalmente, questa è una mia conclusione, penso che l'acqua sarà veramente il bene più prezioso di questo XXI secolo. E devo anche dire che ci sono tanti paesi che già si stanno attrezzando a questo, costruendo acquedotti e così via per, diciamo, affrontare quello che sarà sicuramente, secondo me, un problema importante, che
che le nostre generazioni dovranno affrontare. Penso che questa fosse l'ultima slide, quindi vi ringrazio e abbiamo ancora una ventina di minuti per qualche domanda. Grazie Filippo. Abbiamo anche per questa lezione delle domande che vengono dagli studenti della classe terza I del liceo scientifico Galileo Galilei di Potenza. La prima, fatta da Lucia Fabrizio, riguarda se l'aumento della temperatura può equilibrare l'innalzamento del livello del mare facendo evaporare più acqua. Allora, innalzamento della temperatura fa evaporare più acqua, però poi questa torna giù nella forma di pioggia, come abbiamo visto, no? Quindi in realtà diciamo, la maggiore evaporazione viene completamente compensata. Il livello dell'acqua aumenta per il fatto che si sciolgono i ghiacci sui continenti, non i ghiacci sull'oceano, per il principio di Archimede, ma i ghiacci sui continenti, e quindi quest'acqua si riversa in mare, e poi c'è anche l'espansione termica, ma purtroppo non l'evaporazione, cioè purtroppo, insomma. La seconda domanda viene da Brucoli Gaia, e che qui usa la parola cause, però forse non intendeva parlare di causa. Una delle principali cause del riscaldamento globale è sicuramente l'innalzamento del livello del mare, forse voleva dire uno dei principali effetti. Gli effetti, sì, direi più gli effetti. Sì. Cosa comporta questo ai paesi che sono bagnati dai mari? Allora, come ho già detto nelle altre lezioni, questo è uno dei problemi più grandi riguardo il riscaldamento globale, perché un aumento del livello del mare comporta, per esempio, maggiori alluvioni costieri. Il tipico esempio è quello del Bangladesh. Gran parte del Bangladesh è già oggi al di sotto del livello del mare, come l'Olanda. La capitale Dhaka riceve alluvioni abbastanza regolari legate ai monsoni. Quando ci sono forti monsoni ci sono fenomeni alluvionali abbastanza importanti. Chiaramente, se tu innalzi il livello del mare anche di 50 centimetri, l'effetto di questi eventi alluvionali si sente su aree molto più grandi e influenza molte più persone. Poi c'è il problema delle mareggiate, che ovviamente con un livello del mare più alto diventano sempre più gravi, e l'altro problema importante è quello dell'intrusione di acqua salina nel suolo. Più il livello del mare è alto, più nelle zone costiere l'acqua salina entra nel suolo e quindi degrada la fertilità del suolo. Questo è un problema, per esempio, che si sta vedendo molto nel delta del Nilo, che è la zona più fertile storicamente, la zona più fertile del Mediterraneo, e sta perdendo fertilità per questo problema. Ma anche qui, per esempio, nella zona di Grado Marano, nella laguna di Grado Marano, si vede tantissima nuova intrusione di acqua salina che sta degradando il suolo. Quindi questo è potenzialmente un altro problema molto grave. E ovviamente, per non parlare di città come Venezia, come Amsterdam, che insomma sono praticamente al di sotto del livello del mare, volendo, e quindi sarebbero. Tu considera l'acqua alta che c'è stata il 12 novembre, era 189 millimetri, se il livello medio del mare sale di, non so, 70 centimetri, parliamo di 2,5 metri, e San Marco è tutta sott'acqua, cioè tutta la città è sott'acqua, quindi è un problema molto molto grave questo, secondo me. Anche perché le popolazioni, esistono delle megalopoli in paesi in Africa, sud-est asiatico, sul mare, e quindi tantissime persone sarebbero influenzate. C'è poi una domanda da Genovese Antonella, che se l'aumento dei gas serra in atmosfera, fino a che punto può andare a modificare la conformazione fisica di un territorio? Immagino che si riferisca al cambiamento climatico, fino a che punto può andare a modificare
conformazione fisica del territorio. Ma, diciamo, la conformazione fisica, se c'è un innalzamento del livello del mare consistente, questo può modificare la conformazione delle coste. Però, non so, probabilmente problemi di erosione anche potrebbero modificare la conformazione del suolo. Nelle aree montane la perdita di permafrost potrebbe indebolire il suolo e far produrre più valanghe, non valanghe, scusa, smottamenti e così via. Ma in generale non sono effetti di grande scala, diciamo così. Sì, potrebbe anche la maggior siccità favorire maggiormente l'erosione, ma come dici te sono effetti relativamente piccoli. Localizzati, diciamo così. Poi c'è una domanda dagli alunni della quinta C dell'ISIS Paolo Carcano di Como. E in futuro prossimo quale sarà la zona d'Italia più a rischio? E direi sicuramente le zone meridionali sono più a rischio proprio di fenomeni di un progressivo inaridimento. Questo inaridimento è meno accentuato sulle zone settentrionali, anche se anche lì può essere importante. Vi ricordate che vi ho fatto vedere dove vanno a finire nel futuro le città? E, insomma, quelle che erano città del nord Italia andavano a finire in Italia meridionale, che insomma magari ci sta anche, ecco. Però insomma quelle del centro-sud andavano a finire in Africa, quindi in zone sicuramente più con un clima molto più secco e arido. Quindi sì, direi che il pericolo maggiore è proprio più nella zona centro-meridionale. Allora, chiederei alla regia di mettere in collegamento anche Giovanni Seminara e per dirci se ci sono delle nuove domande che sono arrivate adesso. Sì, ci sono ancora tre domande, quindi dovremmo riuscire a evaderle prima dell'una. La prima è dell'alunno Nellisio Christian, del liceo di Giacomo, che chiede se esistesse uno scenario di ammissione, forse di emissione, non sono certo, dove c'è un maggior utilizzo di energie rinnovabili, i modelli RCP cambierebbero in modo tale che si abbia una temperatura costante? Ma diciamo che quello è lo scenario che noi abbiamo chiamato dell'accordo di Parigi. In quello scenario lì le concentrazioni di gas serra venivano più o meno stabilizzate attorno a 450 parti per milione e quello stabilizzerebbe le temperature. Se ricordi il grafico che ho fatto vedere, la curva blu era una curva praticamente piatta da metà XXI secolo in poi. Quindi quello a cui ti riferisci è sostanzialmente lo scenario dell'accordo di Parigi. Ecco, la seconda domanda invece riguarda, forse la lezione precedente, ma la facciamo adesso, sono gli alunni alunni 5SA del Primo Levi. Fra le condizioni al contorno imposte nei modelli descritti precedentemente, c'è anche l'ipotesi che il permafrost si sciolga? Allora, questa la questione del permafrost. Allora, quando l'importanza del permafrost è il fatto che, immagino qualcuno ne abbia già parlato, il permafrost è uno strato ghiacciato all'interno del suolo che contiene molto metano e anche anidride carbonica. Quindi è lo scioglimento di questo permafrost causa l'emissione di questi gas serra. Allora, nei modelli climatici questo fenomeno non è esplicitamente descritto. Questo fenomeno è descritto nei modelli biogeochimici di ciclo di carbonio che vengono usati per produrre gli scenari di concentrazione di anidride carbonica, almeno in alcuni di questi modelli. Quindi
esistono e sono contemplate anche in alcuni modelli in cui il ciclo del carbonio è accoppiato con la parte climatica. Però in generale c'è ancora molte incertezze sulla descrizione di questi fenomeni nei modelli, quindi si tende a prendere questi modelli con il ciclo del carbonio un po' più con le pinze, diciamo così, un po' più di attenzione perché c'è ancora una grande incertezza. Quindi diciamo che il permafrost nei modelli climatici non viene contemplato, ma nei modelli biogeochimici che poi danno i forzanti ai modelli climatici dovrebbe Sì, essere. ai ragazzi ricordiamo che la professoressa Maione ha proprio dato un grafico in cui mostrava il contributo del permafrost in termini di metano. L'ultima domanda, sempre del Primo Levi, è: ma se aumenteranno le precipitazioni, non aumenteranno anche le nevicate e quindi non dovrebbe esserci un feedback sul ripristino dei ghiacci? Ecco, questa è una buona domanda, infatti. Allora, prima di tutto le precipitazioni aumentano dappertutto, come ho fatto vedere, in alcune zone aumentano, in alcune zone diminuiscono. Allora, vanno fatte varie considerazioni. Con il riscaldamento globale, la quantità di neve in realtà diminuisce perché le temperature sono più alte, quindi per avere nevicata devi andare a dei livelli più alti. Quindi anche se le precipitazioni aumentano, le precipitazioni in forma nevosa non aumentano necessariamente. L'altra considerazione è che diciamo, il bilancio di un ghiacciaio è sostanzialmente dato dalla quantità di neve che si accumula d'inverno e la quantità di neve e ghiaccio che si scioglie d'estate. Fra le due si forma un bilancio che mantiene il ghiacciaio. In generale, la seconda componente, cioè lo scioglimento durante l'estate, è più forte in questi scenari di cambiamento climatico. L'aumento di scioglimento durante l'estate è maggiore dell'aumento delle nevicate durante l'inverno, anche perché, ripeto, queste nevicate sono solamente a elevazioni sempre più alte. Quindi, anche se dovesse esserci più neve o un po' più di neve, questo viene overcompensato dall'aumento dello scioglimento estivo, e quindi si ha una diminuzione del ghiacciaio, diminuzione della massa del ghiacciaio. Benissimo, grazie mille della puntualità delle risposte. Bruno, ti ripasso la parola in tempo perfetto per andare a mangiare. Sì, ringrazio molto Filippo e Michela per le loro belle lezioni e per essere stati sempre puntualissimi nella loro durata. E do appuntamento quindi agli insegnanti e agli studenti alla prossima mattinata che si terrà il prossimo martedì 23 marzo. Sarà la quarta e ultima mattinata di questo ciclo di lezioni e discuteremo il tema dei rischi parlando delle interazioni del cambiamento climatico con quelle che sono le altre crisi ambientali. Quindi vi saluto tutti, ringrazio i partecipanti e ci sentiamo il 23 marzo. Un saluto anche da me, ciao a tutti i ragazzi, ciao Bruno, ciao Michela, ciao Giovanni. Ciao, ciao a tutti. Ciao.